Buongiorno a tutti e benvenuta a Simone in Serra, che è la nostra ospite di oggi, ovviamente con Simona dell'Università di Catania. Oggi parliamo di conservazione perché il tema degli incunaboli era un tema un po' troppo, come dire, ad una nicchia di bibliotecari. Abbiamo preferito estendere invece l'attenzione ad una tematica che ovviamente coinvolge moltissimi dei nostri soci AIB. Ringrazio con l'occasione ovviamente la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita sui suoi social. Direi, Simone, entriamo subito nel vivo del tema che tratteremo oggi. Ovviamente in chiusura non potremo che toccare anche la situazione emergenziale nella quale stiamo vivendo, però partirei invece con una considerazione più ampia, cioè l'aspetto conservativo, che poi è l'aspetto di trattamento dei materiali, delle collezioni che possediamo nelle nostre biblioteche, come si può coniugare anche con l'aspetto della valorizzazione. Benissimo, grazie intanto Valentina per questo invito che ho gradito particolarmente. Un saluto e un ringraziamento a tutta l'AIB Liguria, naturalmente. Dunque, rispondo a questa prima domanda richiamando due definizioni che vengono date di conservazione. La prima, che è quella che troviamo all'interno dei principi IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, che tra l'altro sono stati tradotti nelle edizioni AIB in italiano nel 2005. All'interno dei principi IFLA, che trattano specificatamente di materiali della biblioteca, si intende per conservazione la predisposizione di un appropriato livello di sicurezza, di controllo ambientale, di gestione dei depositi, di cura e di trattamento, tutte operazioni che serviranno a rallentare nel tempo il degrado chimico dei materiali e diciamo, a proteggerli anche da un degrado fisico, da danni fisici. C'è poi un'altra definizione, la seconda a cui vorrei accennare, che è quella che invece viene data all'interno del codice dei beni culturali, che quindi riguarda in generale gli aspetti della conservazione, non in modo specifico quelli del patrimonio librario, e che nell'articolo 29 dice che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La conservazione è l'insieme di queste attività. Il codice dà per scontato quello che si intende per attività di studio, ma ci torniamo su questo perché io non, diciamo, penso che qualche riflessione andrebbe fatta anche su questo aspetto, perché si collega perfettamente a quello che tu mi hai chiesto, cioè della valorizzazione. Se non c'è studio e conoscenza di un patrimonio, non può naturalmente esserci né conservazione né tantomeno valorizzazione. Per quanto riguarda invece la prevenzione, la manutenzione e il restauro, il codice procede dando una definizione di queste attività che pertengono sostanzialmente a limitare le situazioni di rischio connesse col patrimonio culturale nel suo contesto, questa è la prevenzione, oppure al complesso delle attività destinate, diciamo, a controllare le condizioni del bene culturale, mantenerlo integro e nonché, diciamo, efficiente funzionalmente dal punto di vista funzionale. Il restauro, ovviamente, è poi quell'azione diretta sul patrimonio culturale che non potrà che essere condotto da restauratori appositamente formati. Adesso, queste definizioni sono importanti, naturalmente, però non bastano delle definizioni a comprendere la complessità delle questioni che sono legate intorno dietro al tema della conservazione, perché vanno accompagnate appunto da una serie di riflessioni di più ampio respiro. Per esempio, proprio vi dicevo prima in apertura, mi piace ricordare proprio il fatto che la conservazione è, secondo me, un'attività che comporta delle scelte. Noi scegliamo cosa conservare, anche quando scegliamo di non conservare qualcosa, stiamo comunque facendo una scelta e la scelta dovrebbe teoricamente essere motivata. Però mi piacerebbe anche un po' ribadire, ricordare che cosa significa e quanto è importante l'attività di studio nel processo della conservazione. E per farlo mi piacerebbe ricordare le parole di Armando Petrucci, il quale nel lontano ormai 1993, offrendo un omaggio all'amico Alfredo Serrai per il suo 60° compleanno, scrisse un saggio, il saggio intitolato Logica della conservazione e pratiche conoscitive, che venne pubblicato proprio nel volume Mercurius in Trivio, che erano questi saggi di bibliografia e biblioteconomia offerti appunto da Alfredo Serrai. In questo saggio Petrucci dice che i meccanismi della conservazione
prevedono non soltanto pratiche di riproduzione, che siano quelle sostanzialmente, lui si riferiva alla creazione di inventari e cataloghi, a secondo se si faceva riferimento ai documenti dell'archivio o ai libri delle biblioteche, ma che è necessario anche ordinare naturalmente questi esemplari in apposite istituzioni e quindi gestire archivi e biblioteche in un modo determinato, ma consentire anche l'accesso al materiale. Accesso al materiale che prima di tutto appunto avveniva e avviene tramite lo studio e la consultazione degli inventari e dei cataloghi, che quindi sono quegli strumenti, quei primi strumenti di studio, di accesso al patrimonio, che ci permetteranno poi di conservarlo e di valorizzarlo. Petrucci però continuava anche dicendo che la tutela e la conservazione dei libri e dei documenti, quindi di tutte le testimonianze scritte del passato, non poteva consistere a risiedere solamente nella loro registrazione sostitutiva, quindi nelle schede di inventari e cataloghi, quanto piuttosto da una parte in una descrizione critica, dall'altra parte proprio nell'uso diretto, che è un uso di studio, un uso di lettura, un uso quindi di ricerca da un parte di un pubblico che sia consapevole e vasto, consapevole di quello che sta facendo, e vasto, quindi non solamente gli strettissimi addetti al lavoro. Quindi io ribadisco che ritengo veramente importante questo aspetto, che a volte è sottovalutato, dello studio, considerato proprio come primo passo della conoscenza e quindi come primo passo della conservazione, che sia una conservazione consapevole e critica naturalmente. Sì, perché tra le righe lo accennavi anche, adesso si pensa che con il digitale possa davvero sostituire in parte il manufatto originario e che quindi la conservazione non possa che passare attraverso l'elemento digitale, cosa vera, ma probabilmente vera solo in parte, perché io sto pensando che è vero che le nostre biblioteche hanno delle mission molto diversificate, penso a una biblioteca per ragazzi, a differenza di una biblioteca di conservazione, però sicuramente andare a definire dei piani strutturati di conservazione, cioè di attenzione ai materiali, può ancora avere un suo valore. Ecco, proprio in questo, diciamo, in questo ambito, quanto pensi che sia ancora valido il fatto che davvero all'interno di una biblioteca si abbia un'attenzione all'elemento conservativo, non solo declinato dal punto di vista del digitale o del restauro, che ovviamente è l'elemento ultimo di un intervento che si immagina un intervento più profondo, più drastico ovviamente sul materiale, considerato anche che è pur vero che nelle nostre biblioteche non abbiamo figure strettamente legate all'elemento conservativo tout court, il restauratore, il conservatore sono figure veramente poco presenti o laddove presenti a volte un po' impedite anche nelle loro possibilità di azione, ma quanto valore può avere davvero un piano strutturato di conservazione all'interno di un istituto bibliotecario? Dunque, diciamo che è fondamentale, purtroppo non sempre esiste, molto spesso esiste sulla carta come risposta a un obbligo di legge, ma di fatto poi è poco e male attuato. E per questo mi riallaccio sempre a quello che dicevo prima, cioè noi dobbiamo parlare di conservazione consapevole, cioè la conservazione è un insieme di azioni critiche, di consapevolezza. Io devo sapere che devo avere intanto la volontà di conservare, e poi naturalmente anche la possibilità. E naturalmente noi conosciamo bene la situazione delle nostre biblioteche italiane, no? La conservazione è scarsamente considerata, probabilmente non fa parte della maggior parte delle competenze di un bibliotecario, no? Quando si forma per la professione. È un'attività anche poco nota rispetto a quello che succede in molti altri paesi di area, penso ai paesi inglesi o ai paesi anche alle biblioteche degli Stati Uniti, no? Dove diciamo la conservazione è anche studiata all'interno dei normali percorsi per formarsi come bibliotecari, ma non solo. La figura, diciamo, del conservatore anche dei materiali librari è una figura ampiamente conosciuta e ben presente nelle biblioteche. Nelle biblioteche italiane difficilmente noi troviamo un laboratorio di restauro o di conservazione, se vogliamo chiamarlo così, includendo in conservazione anche gli aspetti del restauro. Abbiamo dei grandi laboratori ben forniti, ben attrezzati, oltre che di strumentazione, di personale ben formato nelle grandi biblioteche nazionali, in alcune però, neanche in tutte, penso alla Marciana,
o penso all'Archivio di Stato di Torino, per esempio, alla Nazionale Centrale di Firenze, ma non tutte le biblioteche hanno una struttura e personale che serva da un lato a predisporre i piani di conservazione, perché il piano di conservazione ovviamente va predisposto dai conservatori. Un bibliotecario non ha competenze specifiche, se le ha acquisite è per meriti personali, perché ha seguito, diciamo, ha scelto di seguire dei percorsi di formazione, ma normalmente non ha queste competenze nel proprio background. Quindi esistono, delle figure di conservatori, abbiamo noi anche delle lauree che formano, no? Una scuola che forma, i conservatori di materiali librari, quindi sarebbe bene che all'interno dell'organico delle biblioteche ci fossero queste figure specializzate che da un lato dovrebbero occuparsi dei piani di conservazione, quindi la gestione dei magazzini e dei depositi, problemi legati al microclima, sia degli ambienti dei depositi che degli ambienti delle sale di consultazione, le questioni complesse legate alla manipolazione, che non è un problema naturalmente solo di manipolazione da parte degli utenti, ma è anche manipolazione da parte del personale delle biblioteche, dei bibliotecari, dei distributori, che non sempre sanno qual è il modo giusto di manipolare materiale più o meno antico. E ovviamente, e poi naturalmente ci sono le esigenze concrete della gestione, dei materiali danneggiati all'interno di custodie, per non parlare poi del restauro vero e proprio. Adesso noi viviamo ovviamente in un momento, da molto tempo viviamo in una crisi economica che ha portato a togliere fondi alle biblioteche, quindi solitamente quello della conservazione è l'ultimo problema, che ci si pone all'interno delle biblioteche, eppure è importante ed è sicuramente sbagliato pensare che digitalizzando andiamo a salvare e a conservare un patrimonio. No, il patrimonio è lì nella sua materialità, è fragile perché è fatto di elementi materiali, quindi digitalizzando noi creiamo ancora una volta un surrogato, sì, un surrogato del documento, ma il documento, se è trattato male, se non è controllato nelle sue condizioni, nelle sue esigenze, non è rispettato nelle sue esigenze, naturalmente soffre e sta male e si danneggiano. E da questo punto di vista io credo che si possa fare qualcosa, nel senso anche in un momento di crisi economica le biblioteche potrebbero stabilire di lavorare in forma cooperativa, così come si fa per esempio per la catalogazione o per tanti altri servizi, anche pensando di allestire un laboratorio su base per esempio provinciale che possa essere gestito economicamente dalle varie strutture che metteranno ciascuna una parte dei fondi per mantenere la struttura, comprare il materiale e pagare naturalmente i conservatori, e che il laboratorio potrebbe servire per la gestione di diverse biblioteche. Non è qualcosa che mi sto inventando io sul momento, naturalmente, ma è una realtà che esiste in altre parti del mondo e funziona. Penso per esempio a Cambridge, dove c'è proprio un consorzio di conservatori che operano in un unico laboratorio per le biblioteche dei college di Cambridge, per esempio. Sì, forse un ruolo in questo senso potrebbero giocarlo le soprintendenze, ammesso e non concesso che nelle loro funzioni rientri anche davvero la possibilità di coordinamento di una realtà simile. Potrebbe essere interessante, considerata anche la carenza di personale specializzato in questo senso che, come dire, avvertiamo all'interno delle nostre biblioteche. In chiusura, invece, Simona, il discorso del coronavirus, ovviamente, che in questi ovviamente ultimi 2 mesi sta affliggendo la riflessione ampia fatta non solo dalla nostra associazione, ma anche dai singoli direttori delle biblioteche, e che riguarda sicuramente la sicurezza del personale che viene prima di tutto, ma anche il trattamento, la gestione, la manutenzione dei materiali che vengono movimentati, quindi che rientrano in sede dopo essere stati presso le case dei cittadini che le hanno chiesti in prestito o che devono essere messi a disposizione sia per la consultazione che per il prestito. Rispetto a questo c'è stato molto movimento teorico e non solo, soprattutto nel periodo veramente vicinissimo a noi, prospettive, modalità di azione, anche se il dibattito è evidentemente aperto e, come dire, la nostra non può essere che una riflessione ad alta voce, ecco. Certo. Sì, diciamo che ancora c'è un grande punto interrogativo. Sono state messe sul piatto
fatto per alcune questioni, questo era molto importante. In particolare, diciamo, come ufficiali in questo momento abbiamo solamente delle linee guida elaborate dall'Istituto Centrale, l'ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro, adesso il nome è molto più lungo, il quale l'ICPAL ha sostanzialmente emanato delle linee guida basandosi su un documento che era stato pubblicato a febbraio, quindi in realtà un po' abbastanza tempo fa, diciamo, vista la velocità con cui stiamo vivendo tutta una serie di cambiamenti. Comunque era un documento del Ministero della Salute del febbraio 2020 nel quale si citava uno studio secondo il quale, diciamo, che attestava la presenza, la sussistenza del coronavirus su alcune superfici inanimate, stabilendo anche una durata di tempo. In particolare si stabilisce in questo studio che sulla plastica il coronavirus può resistere fino a 9 giorni. Per questo motivo l'istituto, ragionando sul fatto che all'interno delle biblioteche abbiamo sia materiale moderno che materiale antico e che il prestito sostanzialmente è un prestito di materiale moderno che spesso ha le copertine di cellophane, di plastica, di vari materiali plastici, ha stabilito di dare queste indicazioni e quindi di prevedere che il materiale che rientra dal prestito, non appena le biblioteche riapriranno al pubblico, dovrà stare in quarantena per 10 giorni. Cosa che naturalmente ha provocato diverse reazioni e anche una serie di riflessioni abbastanza importanti. Molte di queste riflessioni sono venute fuori dall'AIB, la quale ha, attraverso la sua commissione sulle biblioteche pubbliche, ha studiato in maniera più dettagliata una serie di documenti provenienti dalla letteratura scientifica, che sono anche elencati all'interno del sito AIB, nel quale si fa riferimento a studi un po' più recenti del febbraio, studi di marzo, dove si citano altri esperimenti, altre ricerche sul coronavirus e in base alle quali si può stabilire che i tempi di permanenza del virus su materiali inanimati sono più brevi. Per cui il suggerimento era quello di fare una quarantena di 72 ore, non di 9 giorni, cosa che naturalmente agevolerebbe molto sia i bibliotecari nella gestione di questa fantomatica sala della quarantena, che è tutta naturalmente da inventare all'interno di ogni biblioteche che già hanno problemi di spazi, tutte ben noti e che devono in questi giorni, probabilmente lo stanno facendo, istituire una sala della quarantena. E poi naturalmente un problema di uso delle raccolte, perché una cosa è tenere fermo e bloccato un libro per 10 giorni, una cosa è per 2 o 3 e rimetterlo in circolazione. Naturalmente io mi rilaccerei anche a un altro problema, diciamo, da studiosa di incunaboli di libri antichi. Per me personalmente la situazione è gravissima, nel senso che al momento attuale quello che si dice è che le biblioteche riapriranno per il servizio di prestito e di restituzione, ma saranno chiuse per la consultazione, perché non sono in grado di gestire il servizio di consultazione, che in questo momento, ma possibilmente tra una settimana sarà cambiato molto, in questo momento bisognerebbe prevedere delle sale con un accesso molto limitato, la disinfezione della postazione di consultazione prima e dopo l'uso da parte di ogni utente. L'utente, questo è inutile dirlo, è superfluo, deve consultare con guanti e mascherina. Il libro consultato, un libro antico, deve stare poi in quarantena 72 ore dopo che l'ha usato l'utente, anche se lo stesso utente vorrebbe usarlo la mattina dopo. E sappiamo benissimo che chi studia libri antichi di solito ha un libro in consultazione anche per un mese, 2 mesi, 3 mesi. Quindi non è pensabile, cioè chi fa lavoro di ricerca e di studio nei fondi antichi delle biblioteche in questo momento è totalmente bloccato. Ecco che qui, diciamo, il surrogato del digitale può entrare in qualche modo a colmare qualche lacuna, quindi laddove le biblioteche hanno predisposto dei servizi di digitalizzazione, un po' possiamo aiutarci così, ma naturalmente non andrà a sostituire la consultazione del materiale, diretta del materiale. Io mi preoccupo di un'altra cosa però rispetto a queste linee guida, nel senso che le riflessioni che sono state fatte sono soprattutto incentrate sull'aspetto della salute umana, che naturalmente è fondamentale, cioè tutto ruota ovviamente intorno a noi. Però è bene anche prestare attenzione ad alcune altre cose che sono scritte nelle linee guida, per esempio la sanificazione degli ambienti,
considerato lo stato delle nostre biblioteche, dobbiamo fare molta attenzione se le nostre biblioteche sono biblioteche con arredi moderni o con arredi storici, no? Perché nella frenesia di una veloce sanificazione potremmo anche andare a danneggiare arredi storici. E quindi le linee guida, per esempio, consigliano di utilizzare le teli di plastica su materiali o scaffolature antiche che dovranno essere disinfettate più volte al giorno, specialmente se saranno inserite all'interno dei locali della quarantena. Allo stesso modo raccomandano di non usare assolutamente, e questo è importante che lo ribadiamo anche qui, non usare assolutamente nessun tipo di disinfettante direttamente sui materiali, cioè il libro che rientra dal prestito, sia antico sia moderno, non deve essere sanificato dal bibliotecario, non deve essere passato ai raggi UV, non deve essere sterilizzato, non deve essere spruzzato di acqua, candeggina, ammucchina, eccetera, eccetera. È sufficiente che venga messo in quarantena, stia a seconda delle scelte che faranno in questo caso i singoli dirigenti e le strutture, perché non c'è stata una decisione univoca. Al direttore della struttura bibliotecaria, sta in capo a lui, sta la decisione se adottare le 72 ore o i 10 giorni, no? Quindi a seconda dei casi il materiale andrà in quarantena, ma assolutamente bene non trattarlo in nessun modo. Direi, guarda, Simona, che sei riuscita, come dire, a tratteggiare, anche se brevemente, alcune indicazioni che sono sicuramente preziose in una situazione che è sicuramente in divenire. Mi sento di dire che anche i comunicati che l'AIBA ha prodotto finora sono sempre state una risposta ad una situazione che davvero muta di giorno in giorno e che quindi prevede poi delle messe in pratica e delle prassi che andranno a definirsi veramente con i giorni a venire. Ma quanto ci dicevi, davvero ce la dice lunga non solo di come noi viviamo in realtà istituzionali che hanno mission completamente diverse, ma che anche le richieste dell'utenza sono estremamente diversificate tra di loro e che quindi necessitano anche poi di risposte precise e mirate. Quindi, come al solito, la questione è ancora più complessa di quanto non si può ovviamente credere, insomma. E io ti ringrazio molto per il tuo contributo e per la tua collaborazione e saluto tutti i nostri soci. Buona giornata. Grazie Valentina, saluti a tutti, arrivederci.